La nostra stagione è ripartita e riparte anche con l'appuntamento mensile con Germana Accorsi, che ritroviamo. Ciao Germana. Ciao, ma Fabio, ciao a tutti, salve, sono molto felice di essere qui di nuovo con voi. Grazie, anche noi lo siamo e so che questa sera andranno ad analizzare una figura della quale si è fatta una certa rivocazione, visto che c'è stato l'anniversario della morte, ossia Lady Diana, una figura che ha affascinato, che ancora oggi, insomma, anche sulla sua fine si sono dette e scritte tante cose. Vediamo dal punto di vista astrologico quella che poteva essere la sua situazione. A te, Germana. Ok, grazie. Io infatti ero a Londra proprio il giorno del 20° anniversario della sua morte e i giornali erano pieni delle immagini dei due figli accompagnati da Kate in stile floreale, aveva un bel abitino verde a fiori in onore della suocera che privilegiava quel tipo di abiti. E mentre partecipavano a una cerimonia commemorativa, assente, non so quanto giustificato, l'ex marito, e questi due figli dichiaravano che faranno eseguire una statua della madre da collocare nel giardino del palazzo di Kensington, che è stato dimora di Diana dopo il divorzio, ed ora è la loro casa. Loro si trasferiranno dalla campagna in un appartamento che stanno ristrutturando. E anche Harry, se secondogenito, vivrà lì vicino. E poi l'appartamento di Diana invece lo stanno ristrutturando per creare la sede di un'associazione che si occupa di giovani disagiati. Insomma, loro questi ragazzi sono abbastanza empatici, diciamo. Comunque, accompagnavano la dichiarazione, questa dichiarazione della statua, con una frase che esprimeva il loro amore e il rimpianto di averla perduta. Hanno detto infatti alla televisione: nostra madre ha toccato la vita di così tante persone. Ma chi era veramente questa giovane e bella donna dal destino così tragico? Mi sono chiesta, appunto, vedendo anche tutte queste immagini. Io non pretendo di sollevare completamente il velo che copre la sua reale identità, e tanto meno la sua fine. Ma utilizzando un potente strumento di conoscenza come l'astrologia, conto di capire qualcosa di più dell'immagine iconica che è stata fornita dai media. Diana era del segno del cancro, che notoriamente dà importanza ai sentimenti, alla famiglia, in primis ai figli. Propensione accentuata dal fatto che il Sole, il suo io profondo, era congiunto a Mercurio, simbolo anche dei figli, oltre che della socialità e dell'intelligenza. Altra caratteristica era la sensibilità, messa ancora più in risalto da una bella posizione del Sole con Nettuno, che le regalava anche un fascino notevole. Queste inclinazioni contemplavano anche una certa fragilità, qualora si venga colpiti proprio negli affetti, come è stato il caso di Diana, che aveva sofferto da giovanissima il distacco dalla madre, andata a vivere con un altro uomo, e l'arrivo di una matrigna poco compatibile. Da qui le timidezze e le insicurezze mostrate fin dai primi tempi del suo infelice matrimonio. Le insicurezze di fondo nascevano anche dal fatto che sia la Luna, la sua parte femminile, che Venere, il suo mondo affettivo, che nel cancro è in esaltazione, erano pesantemente penalizzate. La Luna in acquario, segno anticonformista per eccellenza e quindi in contrasto col bisogno di sicurezza affettiva, aveva un rapporto disarmonico con Venere in Toro, che inclina alla possessività, lei era una persona possessiva, e lasciava intravedere il suo bisogno di amore inascoltato già dalla madre,
e anche le insicurezze sul suo aspetto fisico. E questa è la cosa veramente più strana. Era così bella e non era così sicura. Ma soprattutto colpisse il rapporto di opposizione della Luna con Urano e Marte, due pianeti dinamici che possono significare incidenti improvvisi e fatali, visto che si trovano nel settore legato tradizionalmente alla morte, che è l'ottava casa. Si è detto che Diana avesse spesso chiesto il parere e l'aiuto di personaggi fuori dagli schemi rigidi dell'ambiente in cui era stata catapultata dal suo matrimonio. E si sapeva per certo che avesse un rapporto stretto con un'astrologa che l'aveva messa in guardia prima del suo ultimo viaggio. È uscito recentemente un libro in Inghilterra, The Duchess, The Untold Story di Penny Junior, La duchessa, la storia mai raccontata, con il quale si tenta di rendere più simpatica l'attuale moglie di Carlo e possibile futura regina, quella Camilla che è stata fin dall'inizio la terza incomoda di un matrimonio troppo affollato, come disse, diciamo, direttamente Diana intervistata. Nel libro si dice che Carlo, timido, impacciato, abbandonato affettivamente da due genitori troppo presi dal loro ruolo, abbia trovato nella solare e sicura Camilla quella compagna di cui aveva bisogno e che Diana l'abbia spesso minacciata pesantemente. Quindi in questo libro Diana fa la parte della cattiva e la Camilla della buona. Da registrazioni uscite di recente, Diana, che non dimentichiamo durante il suo matrimonio aveva sofferto di bulimia, depressione, con più di un tentativo di suicidio, svelava il suo dolore per aver sentito casualmente una telefonata di Carlo dal bagno che dichiarava a Camilla che qualunque cosa fosse successo l'avrebbe sempre amata. E pare anche che Carlo, alle sue esternazioni, abbia risposto che si rifiutava di essere l'unico principe di Galles senza un amante, visto che era una tradizione dei principi di Galles quello di avere un amante, dei principi ereditari, diciamo, quello di avere un amante. Insomma, una cosa terribile per una giovane donna. Diana, che aveva delle notevoli doti intuitive, stava per ritirarsi dall'impegno con Carlo, ma le sue sorelle l'avevano dissuasa dicendo che ormai la sua immagine era su tutte le tavolette da tè, queste tovagliette che avranno comprato un po' tutte le donne inglesi prima del matrimonio, e quindi non era il caso di rompere il fidanzamento. Ma chi sono i comprimari di questa triste vicenda? Carlo è uno scorpione, con un regale ascendente in leone e la luna in toro, abbastanza introverso, con molti pianeti sotto l'orizzonte. Si vedono anche le sue difficoltà di relazione con una madre dominante. La luna in toro è in decima casa, che ha questa simbologia. E forse anche coi figli, visto che la luna è in opposizione con Mercurio. Camilla, che è più vecchia di un anno, è del cancro come Diana, e con un ascendente di fuoco in leone. Ma a differenza di lei, ha un tema natale molto più favorevole. Prima di tutto, lei si sente bella, il che funziona più che esserlo veramente. Ha infatti la luna in cancro unita a Venere e con una bella posizione con Giove, il pianeta della fiducia, dell'ottimismo e della fortuna. Se si aggiunge che anche il Sole ha lo stesso aiuto da parte di Giove, non ci si meraviglia che questa semplice borghese, non particolarmente avvenente, possa un giorno diventare regina.
piccolo appunto. Il suo sole, che rappresenta anche il compagno, perché il sole rappresenta l'io profondo, il padre, il compagno, si trova in dodicesima casa, con la possibilità di avere nella vita un'importante relazione segreta con un uomo, magari non del tutto allineato, dato che la dodicesima casa è quella della ricerca spirituale, anche dei temperamenti insoliti, come forse dopo tutto Carlo è, perché proprio Carlo si occupa da sempre di medicina naturale, agricoltura particolare, quindi non è proprio allineato come la regina, come il padre, la madre, come un po' tutti, diciamo, la famiglia reale. Non si può dimenticare il ruolo avuto anche dalla regina in questa storia. L'aver impedito al figlio di sposare la donna amata perché non nobile ha innescato una vicenda dolorosa per molte persone. Elisabetta II è nata con il sole a cavallo tra l'ariete, fuoco, e il toro, terra. Si può considerare del toro comunque, perché proprio i primissimi sottogradi del toro. Ha un ascendente in Capricorno che la rende particolarmente ligia e determinata nei suoi doveri istituzionali, e la luna in Leone, che è il segno tradizionalmente legato alla regalità. Parlare di ambizione e competitività dovuto a Marte unito a Giove in prima casa, che è anche la casa dell'ego, per una sovrana che governa da 65 anni sembra un poco assurdo, ma lei è veramente una donna con un grande senso di sé e del suo ruolo, e per niente disposta ad uscire di scena nonostante la veneranda età di 91 anni. L'amore e l'interesse per i cavalli e i cani, da lei sempre mostrato, è tipico di chi ha dei pianeti in sesta casa come lei. Carente invece l'empatia verso gli esseri umani, come si è visto anche nel caso della giovane e inesperta Diana, lasciata sola a gestire una situazione più grande di lei. Bel caratterino se pare lanciasse scarpe e insulti al marito di cui era gelosa, ma con difficoltà a manifestare i sentimenti, sole in posizione disarmonica con Venere. Non si è mai risparmiata tra eventi e viaggi, anche perché tre pianeti in prima casa, compreso Venere, quindi un po' di vanità c'è, la rendono desiderosa di apparire quasi come un'attrice. Ricordate la sua apparizione nel 2012, quando ci sono stati i Giochi Olimpici, dove lei ha giocato con il protagonista dei vari film di James Bond, e, insomma, già quasi novantenne, sembrava un'attrice, bravissima. Pare che abbia fatto questo commento quando ha saputo dell'incidente mortale: qualcuno deve aver ingrassato troppo i freni. Pragmatica, come sempre, anche in questa dolorosissima circostanza. Pare che sia anche piuttosto tirchia, pur essendo una delle donne più ricche del mondo. Ed ora veniamo al momento dell'incidente, che ha suscitato tanti sospetti di interferenze da parte di chi vedeva la malaugurata possibilità che Diana si unisse a un musulmano, quale era la sua fiamma del momento, e magari generasse qualche fratellastro ai suoi figli, che sono diretti eredi al trono. Di certo si sa solo che l'autista che guidava la macchina era ubriaco e che i due piccioncini non avevano le cinture allacciate. Quell'ultimo e fatale viaggio doveva essere all'insegna del piacere e della gioia, dopo che Diana, aiutata anche dal suo ascendente in Sagittario, che porta le persone a amare i viaggi,
Guarda caso, anche il povero Dodi al-Fayed, che da buona ariete era partito in quarta, ammagliato dal suo stile fascino, aveva il sole con una pesante quadratura con Urano, quindi anche lui era predisposto agli incidenti. Al momento dell'incidente, i transiti planetari di Diana non erano dei migliori, come probabilmente aveva notato la sua astrologa, sapendo che lei era in movimento, si spostava in quei giorni. Marte di nascita in ottava casa, che è la casa della morte, era quadrato dal transito di Plutone, che è un pianeta che porta sempre con sé una parte oscura. Il Sole di nascita era stimolato da un Marte in transito, il quale faceva anche una congiunzione con Nettuno di nascita. E Diana aveva questo Nettuno che è la fantasia, la metamorfosi, il fascino, l'imprevedibilità. Aveva questo Nettuno, ma anche la compassione, l'empatia, la capacità di empatia. Lei aveva questo Nettuno dalla nascita in decima casa, che è il settore della visibilità massima a livello mondiale. E questo Nettuno che viene stimolato da Marte, che è un pianeta dinamico che può anche portare, diciamo, qualcosa di non gradevole, e quindi lei con la morte in fondo ha raggiunto il massimo della sua visibilità, perché è stata una morte violenta ed ha raggiunto, appunto, è stato il picco della sua fama, della sua visibilità. Pensate che in America c'è un medico, un ricercatore, credo che sia un fisico, si chiama Radin, che lavora con delle macchine che registrano, che sono situate in parecchie parti del mondo, e queste macchine che fanno a capo al suo studio di Stanford riescono a registrare le emozioni a livello mondiale in occasione di determinate circostanze, sempre a livello mondiale. Le sue macchine al momento del funerale di Diana hanno registrato dei picchi altissimi, quindi praticamente tutta la Terra era rimasta toccata da questa morte violenta. Comunque, a distanza di 20 anni, i figli hanno dichiarato, appunto nei giorni della commemorazione, hanno ricordato l'angoscia di avere dovuto seguire il feretro della madre sotto gli occhi impietosi delle telecamere di tutto il mondo, e loro erano adolescenti. Quindi è una donna che ha lasciato un lascito, perché persino la regina a un certo punto si è resa conto che doveva dire qualcosa e ha parlato di personalità straordinaria, sicuramente molto più straordinaria degli altri personaggi di questa famiglia, un poco così, un poco tedesca sotto certi aspetti, loro famiglia reale ha origini tedesche. Ecco, Germana, grazie. Dimmi. Grazie. Un bel viaggio per questa prima puntata ci hai fatto fare. Magari invitiamo anche gli ascoltatori, no? Se sono curiosi di sapere dal punto di vista astrologico il tema astrale, magari qualche personaggio, qualche fatto di cronaca, e magari Va benissimo, perché io seguo un po' il flusso del momento e anche quello che sento, visto che sono un'appassionata, ovvio che mi faccio ispirare dalle cose che in quel momento mi toccano, ovviamente, però sono disponibile assolutamente anche ad ascoltare altri suggerimenti, senz'altro, è una buona idea questa. Bene, scriveteci a redazione@bordernights.it. Allora ci risentiamo il mese prossimo, grazie Germana. Di nulla, grazie a te e saluti a tutti. Ciao.